Buonasera a tutti. Io, come sempre, farò un telegrafico saluto. Saluto a nome del gruppo che rappresento, il gruppo della Lega Nord in Consiglio regionale della Toscana, e un ringraziamento agli amici della neo costituita Associazione Noi Toscana, Associazione Culturale. Ringrazio il presidente Filippo Franchi. Filippo, grazie di aver partecipato. Ringrazio la responsabile culturale delle associazioni Noi Toscani, Luciana Zanchini. Grazie Luciana. E saluto e ringrazio il moderatore dell'evento di questa sera, l'avvocato Luca Biagi. Grazie Luca. Io direi tranquillamente, oggi qui abbiamo un fuoriclasse, quindi Diego, grazie della tua bellissima presenza, quindi un caloroso applauso da parte di tutti. Io invito tutti, per chi ancora non l'ha fatto, ad acquistare il libro, lo trovate in tutte le librerie, Diego Fusaro, Pensare Altrimenti e Einaudi Editori. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti. Ecco, si sente? Sì. Bene. Buonasera a tutti, Luca Biagi, avvocato in Firenze, prestato alla Procura di Lucca come vice procuratore. È per me un enorme piacere essere qui stasera in casa di amici, a presentare il libro di un grande amico, Diego Fusaro. Ci conosciamo ormai da tempo, Diego è un filosofo, ma non solo, Diego è un'autorità, Diego è una forza della natura. A vederlo così preciso, pacato, eccetera, non si penserebbe quello che invece è il leone in lui. Spesso lo vediamo nelle trasmissioni e Diego è veramente un personaggio da ascoltare in rigoroso silenzio. Allora, libro Pensare Altrimenti. È un libro che noi siamo abituati ai numeri palindromi, 18, 10, 18, 18 sono leggibili. E questo è un titolo palindromo, secondo me, perché pensare altrimenti o altrimenti pensare. Cioè, altrimenti, se non si riesce a rendersi conto della situazione in cui siamo, altrimenti bisogna pensare. È il dissenso, è il comune sentire, è un'apologia di quella che, secondo me, è la situazione, un percorso che tutti noi dovremmo vivere e che immagino Diego ci racconterà stasera per sommi capi, perché leggere un libro e riassumerlo in poche parole, in poche ore, è una cosa assolutamente diversa. Io ho piacere di sentirlo proprio perché ho piacere anche di punzecchiare un attimino su quelli che saranno i temi trattati e sono veramente onorato di essere qui, anche ringrazio Luciana Zanchini che si presta a questi appuntamenti che sono assolutamente, assolutamente piacevoli. Grazie. Buonasera, io sono Luciana Zanchini, sono responsabile della cultura per l'Associazione Noi Toscani. Questa sera ho il piacere di presentare Diego Fusaro e sono molto emozionata perché io collaboro con lui ma solo tramite internet, insomma quante volte l'avrò visto, due volte tra sì e no, però insomma abbiamo sottotitolato molti video. Fino ad ora questi video in 23 lingue diverse, impegno che ho cercato di comunicare a tutti voi con la mostra collaterale a questo evento, Miniature filosofiche, per la quale poi questa mostra è stata organizzata e insomma sostenuta anche dalla Regione Toscana e anche dal signor Giancarlo Toti e dal presidente dell'Associazione Noi Toscani, Filippo Franchi. Per quanto riguarda Diego Fusaro, vorrei sottolineare che all'età di 33 anni ha già scritto 14 libri, ma ha anche creduto nelle nuove vie di comunicazione come internet. Infatti, dal 2000, all'epoca appena 17enne, si impegna come webmaster del sito filosofico.net e si impegna anche postando su YouTube una grande quantità di video, quelli che poi io sottotitolo, ecco, per un messaggio globale ma non globalizzato, diretto all'intelletto e alla coscienza di ogni essere umano, nel rispetto delle lingue dei popoli costituitisi nel tempo. La determinazione di Fusaro in questo progetto di divulgare le sue idee a livello planetario, coinvolgendo a questo scopo chiunque sia in grado di tradurre testi in qualsiasi lingua,
mi ha suggerito di inserirlo nella categoria patrimonio culturale e spirituale dell'umanità. Penso che questa definizione sia quanto mai appropriata, perché Fusaro nei video esprime il suo pensiero su ciò che sta succedendo al pianeta in seguito al fenomeno della globalizzazione, la quale per Fusaro, così come oggi, non è finalizzata all'estensione di diritti e valori al genere umano, bensì alla riduzione del pianeta a puro piano liscio del mercato. Traccerò quindi un profilo secondo ciò che ho appreso in questo lasso di tempo, cercando di individuare i punti principali in un percorso cronologico del suo pensare altrimenti. Nei video sono citati tanti filosofi, come a sottolineare che in fondo le cose che muovono il mondo sono sempre le stesse. Ma il protagonista indiscusso dei suoi studi è Karl Marx, che gli ha permesso di individuare nel capitalismo la causa della globalizzazione. Marx data l'inizio del capitalismo intorno al 1750. Da lì in poi lo sfruttamento dei lavoratori per scopi produttivi e l'inizio delle lotte di classe, per giungere alla stesura del manifesto del Partito Comunista, redatto tra il 1847 e il 1848, di cui Fusaro ha realizzato una interessante videorecensione. Lo studio continua con l'internazionalismo, che Fusaro definisce come la solidarietà internationes, diversamente da Toni Negri, per il quale l'internazionalismo è l'abolizione dei confini e degli stati nazionali sovrani. Prosegue il suo distacco dalle letture della storia più accreditate anche per il XX secolo, che solitamente viene definito il secolo breve e di lacrime e sangue, mentre per Fusaro è il secolo delle conquiste sociali. Di nuovo si discosta dal pensiero preminente sulla data individuata come scatenante le tragedie novecentesche, 1917 o 1933, quelle dei due totalitarismi gemelli, ponendola invece al 1914, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. È la fase suprema dell'imperialismo, del capitalismo trionfante, che deve conquistare il mondo e che aprirà un ciclo di bagni di sangue. Il percorso continua con Antonio Gramsci e Giovanni Gentile, filosofi che, a detta di Fusaro, hanno cercato di costruire l'Italia seppur da posizioni politiche contrapposte. Con questa visione Fusaro va incontro a critiche di non poco conto. In questo contesto posso collocare la posizione che attualmente Fusaro sostiene di critica severa verso gli atteggiamenti dei gruppi antifascisti e anticomunisti, gli uni in assenza di fascismo, gli altri in assenza di comunismo, considerando il fatto di essere anti come la loro unica ragione di esistere, sprecando energie preziose che servirebbero di più alla lotta per il lavoro e i diritti sociali. No, pensavo che no. Ci fosse scaduto il tempo. Fusaro affronta poi il tema della bomba atomica su Hiroshima, perplesso sul fatto che non sia stato manifestato nessun gesto di lutto, di nessun segno di lutto per questo gesto, ma che lo si sia sempre considerato un male necessario. Inoltre, a suo parere, tale legittimazione sancisce che può essere ripetuto e giustifica che sia adottato come modello per esportare i diritti umani. La bomba atomica è stato l'ultimo gesto della Seconda Guerra Mondiale, ma anche il primo gesto della Guerra Fredda, ritiene l'autore.
con Pasolini Fusaro dà una lettura alternativa anche al movimento del 68, non rivoluzionario e anticapitalista, ma un ammodernamento ultracapitalistico con una nuova figura del consumatore, ignaro cultore della propria schiavitù. Nei suoi video ricorre spesso un riferimento al 1989, che diversamente dall'opinione generale, la quale considera questo momento storico come trionfo della libertà, la caduta del muro di Berlino, secondo Fusaro, ha sancito la fine della possibilità di concepire una diversa visione del mondo, per confluire nel pensiero unico globalizzato politicamente corretto, messo a punto dalle élite dominanti del sistema capitalistico trionfante. L'attuale Unione Europea con l'euro come metodo di governo è la quadratura del cerchio per pervenire allo scopo di una economia spoliticizzata, dove cioè non ci sia più uno Stato intermediario per garantire tutele e diritti ai lavoratori e alle classi più deboli. Questa Europa non ha niente a che vedere col sogno di Ulster e Kant e di tanti altri teorici dell'Europa unita, che volevano un insieme di popoli, culture, lingue e tradizioni diverse, fratelli e solidali, uniti tra loro in una galassia di pluralità. Nel terminare, colgo l'occasione di esprimere il desiderio di una tavola rotonda con Fusaro, Cipriani, storici dell'età contemporanea e storici dell'arte, sempre una cassa di risonanza della politica, per pensare altrimenti il ruolo della Toscana nello sviluppo del capitalismo in Europa. Dalle grandi famiglie di mercanti e banchieri, culminanti con la dinastia Medicea, al governo illuminista Asburgo-Lorenese, fino all'Italia unita, in continuità con Dante ed Hegel, con Machiavelli e Marx. In Toscana, Gramsci fondò il Partito Comunista Italiano e Giovanni Gentile trovò la morte. L'invito a pensare altrimenti, che il filosofo Diego Fusaro propone nel suo libro, si può individuare già nella frase con cui inizia il dialogo con i suoi allievi. Citazione del filosofo spagnolo Ortega y Gasset. Quando insegni, insegna anche a dubitare di ciò che insegni. Grazie, stavolta finito.